La casa del Grande Fratello si infiamma e dopo che Diane Mello è stata la prima a lanciare la bomba sul presunto tradimento di Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zalletta, adesso, grazie anche a Tommaso Zorzi, riusciamo a sapere chi è. È lui, Leonardo, il possibile, diciamo così, amante di Natalia Paragoni. Nel dettaglio possiamo dirvi che Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti hanno svelato che Diane avrebbe confessato a loro anche il nome del presunto amante con il quale sarebbe stata Natalia durante l'estate e la vacanza a Capri. Si tratterebbe del ragazzo che vi ho fatto vedere prima, si chiama Leonardo Del Vecchio, che in passato ha avuto modo anche di avere a che fare con Tommy essendo un suo ex compagno di classe. Ed è da giorni, ragazzi, che sul web esce questa foto di questo ragazzo. Sempre secondo anche il racconto fornito da Diane Mello, Natalia avrebbe passato addirittura la notte con lui, tradendo così il suo fidanzato Andrea. Dopodiché, il giorno successivo, questa persona, questo Leonardo, che a quanto pare è molto ricco e un ereditiere, avrebbe portato poi la fidanzata di Andrea in giro a fare shopping di lusso. Ovviamente questa versione è stata immediatamente smentita da Natalia, che è arrivata proprio al Grande Fratello VIP per cercare di rassicurare Andrea e soprattutto anche il papà, inviandogli un videomessaggio nel giorno di Capodanno, gli ha detto: "Stai tranquillo, Andrea, Natalia ti ama". Ma sarà da ragazzi davvero così? Perché Andrea in un primo momento ha cercato di essere tranquillo su tutte le voci che c'erano in giro sulla sua ragazza e quindi ha detto di credere esclusivamente a lei. Però abbiamo visto che nelle ultime ore ha avuto un crollo emotivo. Andrea infatti ha confermato di non essere proprio a conoscenza di tutto questo gossip così profondo che gira intorno alla sua fidanzata Natalia. Andrea infatti nelle ultime ore ha ammesso di voler andare fino in fondo a questa storia e cercare di capirci meglio. Ha anche svelato di essere una persona categorica che se scopre qualcosa del genere lascia e lascia per sempre, non tornando indietro. Che cosa accadrà? Ci saranno nuove news nella puntata del 4 gennaio? Lo scopriremo. Presto, voi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like di supporto se vi va e vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video. Secondo voi Natalia ha veramente tradito Andrea oppure no? Io credo assolutamente di no. Voi ovviamente scrivetemi il vostro parere nei commenti.